Ciao, ben arrivato in Armoniosa Crescita, il blog dedicato alla tua crescita personale, alla rieducazione ai sentimenti per raggiungere la più grande e vera ricchezza, la tua serenità. La crescita personale e spirituale, per la tua saggezza, la tua prosperità, la tua salute, è il passaggio obbligato per accompagnarti nel delicato compito di educare i bambini e i ragazzi a diventare grandi e sereni. Le tre menti. Perché mai tre? La mente non è una? Sì, è vero. La mente è un unico fluire di energia e proprio per questo non devi vederla localizzata solo nel cervello come sede anatomica. I nostri pensieri, le emozioni, i sentimenti e le nostre credenze sono energie vibrazionali che fluiscono dentro il nostro corpo fisico. Il nostro corpo fisico protegge l'essenza dell'energia che potremmo definire anima o anche coscienza. Il cervello ha a che fare con la materia, la mente no. La mente influisce invece sulla materia del cervello, modificando per esempio la produzione di onde cerebrali. Avrai sentito certamente parlare di onde alfa, di onde delta, teta. La tua mente, allo stesso modo, è in grado di influenzare qualsiasi cellula del tuo corpo, potendo arrivare a farla ammalare, ma anche e soprattutto, se glielo permetti, a farla guarire. Perché dunque tre menti? La nostra essenza è pura energia e deriva da una scissione iniziale. Come un atomo si è scisso per creare la materia, così il nostro spirito, che fa parte dell'energia primordiale o divina, si scinde in due parti. Una parte per vivere nella materia, la mente conscia o consapevole e la mente inconscia o inconsapevole, il nostro bimbo interiore. Ed una per dirigere dall'alto le nostre azioni, la mente spirituale o superconscia, che è emanazione del divino. L'energia divina che ci accompagna nel corso della nostra vita ha la funzione di guidarci, di suggerirci le intuizioni, le ispirazioni, in grado di rendere agile il cammino. Quando questa comunicazione viene meno, per eccesso di comportamento razionale o per preponderanza di comportamenti inconsci negativi e limitanti, perdiamo le preziose indicazioni che possono venirci dall'alto di noi stessi, la nostra parte spirituale. E la nostra vita comincia ad essere un calvario, preda di paure, sensi di colpa, sfiducia, rabbia e rancore. Occorre riallineare questi tre livelli mentali, tornare a farli comunicare al meglio fra loro e con il divino, per conquistare una delle più grandi ricchezze della nostra vita: la serenità. Ho'oponopono è in grado di guidarti in questo riallineamento per correggere gli errori di programmazione sviluppatisi nel tempo. Questo è l'importante e vitale argomento che viene trattato in questo video post. Seguici nel blog Armoniosa Crescita, se ti interessa naturalmente, dove potrai trovare spunti, riflessioni, ma anche soluzioni semplici ed efficaci su come risvegliare e dirigere le tue energie vitali al fine di comprendere ed applicare al meglio la grande magia della preghiera di Ho'oponopono. Meravigliosa vita a te.